E qui, tra l'altro, finalmente ci possiamo permettere questo lusso di stare tutti insieme. Mi hanno tenuto in galera 3 anni, è vero? Colpa di un virus. Manca so vedo. Manca so vedo. Io ho fatto causa allo Stato. Perché questa storia di smart working, che se sono vantato questa storia di smart working, mia moglie andava a lavorare a Matera tutto il giorno, usciva alle 7 di casa, tornava alle 8 di sera, mo sta 24 ore sopra 24 a casa. Eravamo una famiglia felice. È così incredibile. Chissà, se sono vantato lo smart working, ma quello che più, diciamo, veramente è una cosa che io ancora non capisco, è che facevano i decreti, vi ricordate? I DPCM. A mezzanotte facevano i decreti. Ma io a mezzanotte sto da c'è col qua a casa sono. Ma c'è facito a Palazzo Chigi ancora a mezzanotte? Quelli per non stare con le mogli loro. Ah, amore, ma fu decreto. E beh, tu non ci vuoi stare che mi chiedi, a me mi obbliga a stare 24 ore sopra 24. Ma guardano un po', guarda. Poi lo facevano a mezzanotte, ogni giorno, falli una settimana. No, scadenza 24 ore. Ogni giorno facevano. A mezzanotte facevano DPC. Io andavo a letto alle 11:30. Ma perdeva l'aggiornamento. Ma una mezzanotte di queste hanno fatto un decreto per il quale potevi uscire di casa solamente se avevi dei validi motivi che loro avevano deciso. Era tenere proprio un foglietto, è vero? Lo dovevi esibire alle forze dell'ordine. Dovevi sbarrare proprio la casella. Ma vedi che io non lo sapevo perché mi ero uscito a col cuore 11:30. A mattina mi alzo, saluto mia moglie e mi innesco. Ci sono i carabinieri sotto casa, mi fermano, dice, dove vai? Dico, dove vado? Se proprio lo vuoi sapere, mo voca svagà. C'è perché? Sta che è 24 sopra 24. Se ce l'hai il permesso, il permesso. Ma sei d'accordo, mi chiedo. A te c'è te ne frega. Mo, tra i motivi validi, che sempre loro avevano deciso, c'erano quelli validi e quelli no. Se fumavi non era un motivo valido, non potevi scendere. Se tenevi un cane, malati proprio. Se tenevi un cane, sì. Oh, io abito a Bernaldi in un quartiere che si affaccia a Greta Anna Villette, noi lo chiamiamo Villette, sai dove c'è l'altalena spasciata? Oh, io li vedevo a questi due quartieri che fumavano a casa loro. Chi di fortunato teneva un balcone, un'ora d'aria. Quelli meno fortunati fumavano da finestre così. Ma un amico mio del quartiere senza fanoma, Antonio si chiama, faccio un geometro, stanco di fumare a casa sopra un balcone, pur di scendere, che cosa ha fatto? Si è accattato un cane. È arrivato in dalla villetta questo cane, tutti a dire, ma vedo questo, cane, ma noi siamo gente, no? Il Lucano è brava gente, disponibile, generosa. E allora Antonio che ha fatto? Ha messo il cane a disposizione del quartiere. Castello sto cane 24 ore sopra 24 da villetta come distributore delle merendine, cambiavo solo un padrone.
Hanno fatto pure un gruppo su WhatsApp che si scrivevano in base ai turni lavorativi, hai capito? Scena alle 12, scena all'1. Sai come è andata a finire? Che mo fumo pure un cane, fumo. Va bene, va bene. No, giusto per non dimenticare che poi ce li dobbiamo godere questi momenti. Che quando una cosa ce l'hai non la apprezzi. Quando la perdi, che la miseria, mannaggia. È vero? Ovviamente voglio fare un applauso veramente alle maestre. Io ho un bimbo, c'è Pascolo elementare. Questo maestro collegato tutto il giorno con il computer. Questa novità della DAD, la didattica a distanza, che per me non è una novità, perché io la distanza dalla didattica l'ho sempre avuta, non era... Però non è stato... Però non è stato... E in quel momento io ho studiato, in quel momento osservavo, perché il comico questo fa... Perché io di mestiere faccio il comico, di mestiere, che non tutti ci credono, davvero... Te lo giuro, uno spettacolo, uno mi disse, ah, il comico di me, e di che perché? No, pensavo che teneva una pizzerina, un bar. Il comico non è un mestiere, lo sapete, sì? Durante il lockdown mi è piaciuto a fare la posta e pay, perché era tutto chiuso, dico, come faccio la posta e pay? Sono giunto alla posta, mi sono avvicinato, aspettato il mio turno, cade della posta e mi dice, prego, devo fare la posta e pay, documenti, prego. Bernardino Paradiso, perché io mi chiamo Bernardino Paradiso, Dino il diminutivo, Bernardino, perché sono di Bernalda. E il santo patrono è San Bernardino da Siena, ok? Metà della popolazione di Bernalda si chiama Bernardino, l'altra metà sono femmina. Arrivo alle poste e mi dice, documenti, Bernardino Paradiso. Velocissima, Bernardino Paradiso. Oh, ma dico, ma vedi quanto è veloce questo? Cioè, e che lavoro fa? Il comico. Il comico. Il comico? Dico, perché mi tumus? Se faceva l'idraulico, cioè dicevi idraulico? Il comico, normale, come tutti gli altri mestieri. Questa cos'è? Comunque dici, vabbè, contento tu, so problema tu. Comico, sei lettere. C'erano problemi, dici, non ci funziona. Ah, tastiera. Dico, scusi, problemi? Dice, ma guardi, io ci provo, scrivo pure comico, ma il sistema non l'accetta. Dico, signore, io sono stato 10 anni che convince a mio padre che da mestiere faccio un comico. Mo che convince il sistema? Quanto tempo ci vuole? Sai perché? Sai perché c'ho la posta e pay? Perché è descritto libero professionista, che se no non l'avevo manca a posto e pay. Si dice da voi ciuoto, bellissimo, sta in un forno in mezzo alla villa. Sì, facciamo un applauso a tutto lo ciuoto. Eppure a me così mi dicevano, si proprio ciuoto, si proprio ciuoto, mo mi pagano. Tu dici è bello fare il comico, è bello, però nessuno l'è capito, manco mio padre 7 mesi fa mi ha detto, voglio, sì? Ah no, tu sei laureato in scienze politiche, come se non lo sapesse lui, capito? Dico sì, vedi che facciamo un concorso alla regione. Che per mio padre, capito, io sto che perde tempo qua stasera. C'è un forno in mezzo alla villa Bernal che c'ha all'ingresso, tiene due campanelle come nelle reception degli alberghi. Io perciò voglio.
non per il pane, cacca. Lo cazzo non campagna, è più forte di me. Ma quando mi piace che da cosa ghiacci da di. Un giorno entro, non c'è nessuno, stanno tutti nel laboratorio. Allora inizio. Arrivo! Ma basso. Yes, kid. Vede solo le capite. Dice, ehi, guagnari! E c'è venuta da fastidio. Che qua si lavora. Allora io mi alzo e dico, madonnite. Oh, c'è tavolino d'angano, oh, c'è mannaggia. Ma padrona, la proprietaria, sente questa cosa, esce e dice, ma c'è stata Dino Paradiso che è venuta da fastidio. E la proprietaria dice, ah, è Dino. Ma pensavo che era cutto di stamattina. E io dico, ah, quindi si massa il ciuto. Aspetta, senti questa cosa vera. L'autostima, capito? Per... Io dico, ah, quindi si massa il ciuto che veniva in questo funo. Sai che mi dice quella? Sì, magari erano tutti ciuoti come a te. Ma guardano un po'. Va bene lo stesso, però. Ci dobbiamo credere. Perché noi lucani, adesso, abbiamo questo compito. Che ci dobbiamo credere? Prima di tutto in noi stessi. E poi in questa regione, in questa terra. Perché siamo cresciuti questa storia che qua non c'è niente. Che qua non si può fare niente. È vero pure che questa regione non se l'è mai cacata nessuno. Questo è vero. Ancora oggi, quando giro, che mi presento, dico sono lucano, mi sento dire, ah, bella Lucca. E questa è stata sempre una terra lontana, non lo so perché, non ci ha mai cacato nessuno a noi, è vero. Ma manca le previsioni del tempo, tenevano. Vi ricordate? Tutto il capoluogo della regione, Potenza non pervenuto, ma come mamma famo? Dovevamo fare la media tra il sole della Puglia e la pioggia della Calabria, ma stamattina sarà nuvoloso, ci lo sa. Manco stupisce delle previsioni, se non arrivava Gaetano Brindisi, è vero, non l'eravamo, che poi pure quando stava Gaetano non stavamo attenti a quello che diceva, perché ci concentravamo sopra chi di maglione che lo romba casa Matteo. È vero, tutti a dire, ma che cazzo da maglione si è messo così? Ma se poteva presentare io? E finiva. Non ci ha mai considerato nessuno a noi. E questa storia che non ci hanno considerato, ovviamente ci ha messo nella condizione che neanche noi consideravamo loro. Per cui il lucano sta qua, in questa terra, autogestito. Nessuno ci considera, non ha mai da contare nessuno. E quindi abbiamo sviluppato una certa lentezza. È vero? Il lucano è lento. C'è sta fretta. A che ora doveva iniziare lo spettacolo? Ma è così, diceva Voghi ancora. Noi stiamo qua in questa regione bella, tranquilla, non ci muoviamo mai. Se tu vuoi sapere com'è la Basilicata, devi chiedere al pugliese. Tutte cose sapono il pugliese. Come essono fungo porcini, già stanno da casa la cogliere. Se lo mangiano tutti loro, fungo porcini nostri. Noi stiamo qua belli, tranquilli, se uovini vieni. Ma avani tu però. Poi noi vi diamo il cuore, apriamo le nostre case, ma noi ammastato, bello, tranquillo, a noi lucani l'attesa ci piace. È vero? Non faccio per vantarmi, ma in questa regione per una mammografia puoi aspettare pure 2 anni. Ma pure 3, dico io. Metti che hai una cosa brutta. Almeno così lo scopri dopo. E nell'attesa ti rilassi da morire.
noi siamo lenti, stiamo qua, belle, tranquille. Non ci arrivi nessuno in Basilicata. Mo' vi dico una cosa che non fa parte dello spettacolo, però... Quando sei aiutato sì che Vales? A un certo punto, quando ti selezionano, poi ti chiamano dalla redazione, perché devi stabilire con loro il viaggio, l'orario, dove devi... Allora, chi se mi chiama? Pronto? Sì? Bernardino? Sì, ciao, sono Gisella. Chiamo dalla redazione. Ah, ciao Gisella. Bernardino, ti sto a chiamare perché, insomma, dovevamo concordare... Ma te come vieni a Roma? Con la macchina. La macchina? Dico, sì. Ma che stai scherzando? No, vengo con la macchina. Oh, ma sono 5 ore. E ho capito, dico, però c'è chi viene a Roma. Chi viene con la macchina. Ma che stai scherzando? No, dico, non ci sto scherzando. Tu vuoi che chi viene a Roma? E con la macchina chi viene? Fidati. Ma puoi pigliare il treno? Il treno, dico, quale? Aspetta, no, sì, 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 aspetta. È il Freccia Rossa, dici, Freccia Rossa, dici, fino a Salerno è Freccia Rossa. E poi, dici, e poi scolorisci. Che noi siamo, Matera è l'unico capoluogo di provincia d'Italia che non tiene una ferrovia. Capito? Perché aggiungere un elemento di velocità? Ce ne fregano. Stiamo tanto belli qua, lenti, calmi. Però durante Matera Capitale Europea della Cultura hanno inaugurato la stazione. Sta di fronte al tribunale, una bella stazione grande. Mo' teni ma stazione. E non teni malattie. E vabbè, c'è sta, faremo una cosa, fino a mo' non teniamo manco credo. Io non gliel'ho mai regalato il trenino a mio figlio. E che pensate? E metto che questo a un certo punto dice, papà, mi fai vedere il treno vero? Dove era? C'è a bar a farlo vedere il treno? Gioca capostolo, gioca capostolo. Noi siamo lenti, a noi l'attesa ci piace, voglio. C'è niente da fare. Ma proprio te ne accorgi dal prodotto interno lordo, i numeri, l'economia. Perché siamo, ci conoscono a noi. Che facciamo? L'amaro lucano, capito? L'amaro lucano, cioè, non poteva venire in gap, che ne so, di produrre la Red Bull. Energizzante. Ci fai due Red Bull, ti mette le ali. Fatto do amare. Poi vedi come voli. Da capo un divano. E i divani? Noi siamo il polo del salone. Oh no, capito che produce il Lucano? Il divano e la mar... E dopo va, amico mio, dopo va. A voglia sta da. O a mio padre. Pure mo. Se va a casa. Dove sta mio padre? Sul di... Ma sempre, io non ho un altro ricordo di mio padre. Secondo me mio padre ha fatto un sviluppo sopra il divano. Mio padre sta sul divano disteso dalla mattina alla sera. Io mia madre non l'ho mai vista seduta sul divano. E mio padre non l'ho mai visto in piedi. L'altro giorno ci siamo incontrati vicino alla porta del bagno e mica l'ho riconosciuto. Mi sono spaventato. E ho detto, ma ci è cus? E mia madre da cucina ha detto, se se colca, vedi che la canusce. Mio padre sta sul divano dalla mattina alla sera. Con lo scettro del potere in mano. Ok, le canuscite. Col telecomando. Quando prende il telecomando, gonfia il petto, si sente omn. Perché l'unica cosa che decide a casa è il film. Che tutto il resto decide mia madre. Che voi donne lucane siete convinti che noi non sappiamo fare niente. È vero? Ma perché? Ma per un compito ci ha assegnato intellettualmente superiore
che mi ci aspettavamo a Nezzi. Ma vedi che considerazione. Ma vedi che considerazione. Io so troppo, quando è nato mio figlio, dopo lo svezzamento. Ma vedi che me la sono presa. Dopo i 6 mesi, fa lo svezzamento, lo dà chi di pappine che ha catta la farmacia. Trota. A trota. E tu pretendi pure che salda a mangiare o creatura, scusa. È piccolo, ma mica è fesso. Vabbè, ho capito, ma mo che viene a tanto se lo mangi. Ma. E come tu ruesci in due, io mi dico. Mio padre sta sul divano dalla mattina alla sera con la scelta di potere in mano. Tutte le sere la scena è sempre la stessa. Quando lui decide, chiama il silenzio e così fa. Shhh. E citta un po'. E sta per iniziare un falmone. Una mascialà stasera. E non lo lascio da mano il telecomando. Dorme col braccio teso, il tele... se gli togli il telecomando si sveglia. Non si è mai visto un film mio padre, ve lo giuro, mai uno per indietro. Mio padre, 9 settimane e mezzo. Manca mercoledì arrivato. E mio padre sta sul divano tranquillo, beato, in questo dormiveglia perenne. Secondo voi perché? Perché si può permettere questo lusso? Pensate, dite. Ve lo dico io. Perché c'è mia madre. Che se non c'era mia madre, fanno tutto le mamme da noi. Mio padre, l'altro giorno siamo andati al mare, ci sono a mangiare casa di mia madre. Mio padre, mia madre ha detto, tanto, madonna me che è tardi, mentre cucino, dammi una mano, metta la tavola. A mio padre. Mitta la tavola, mio padre. E dove sta la tua aglio? La tua aglio? Sono 40 anni che sta. Due prime trature da cucina, non lo sapi. Solo il divano riconosce. Fa tutto mia madre, tutto, tutto mia madre. Forse per questo mia madre è preoccupata. Non ci sta mai rilassata, sempre sta faccia così, sempre preoccupata, pure come se va a casa così sta, si preoccupa senza motivo, va a dormire preoccupata, si sveglia preoccupata, se lo sonna la preoccupazione, ogni tanto si sente dalla cucina, ah, Gesù Cristo mio aiutami tu, si affida a Dio, no? Ma come faccio sempre, prima di la sera, prima di andare al lavoro, insomma, prima di venire qui, anche stasera, sono andato a salutare, che beh mamma, non avevo chi a dove vai, a mamma stasera dove vai? A ripacare, ah? A ripacare, madonna me, madonna me. Ripacare. Non lo sapevo manco dove ripacare. Madonna me, è stato attento a mamma. Statevo attento a mamma, statevo. Ma io avevo chiuso 10 anni che faccio sta fatica. Dico mamma, ma io vedi che vado da solo, E voi state attenti lo stesso. A ripagando, state attenti a mamma. State attenti a mamma, state attenti. A che cosa poi? Ma che. E non te lo dice! Non te lo dice mai, non te lo dà mai, c'ha cioè, questa tecnica che lancia la bomba nel mondo, state attenti a che cosa? E poi guarda un punto indefinito sul pavimento, capito? Arripacando, ma mia madre alza la mano in proporzione alla distanza del luogo. Quando ho finito il liceo sono andato a casa e ho detto, beh, mo sai che c'è, facciamo un viaggio, ce ne andiamo in Spagna. Oh Gesù, ho detto, mia mamma, in Spagna. E meno male che non ci siamo in America, se no era spasciato un lampadario questa mano. Cioè, state attenti a mamma, state attenti. Stato attento, mamma stato, ma che cosa, mamma, ma che cosa? Punto indefinito. Tu vuoi andare? E va, 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 vai! Con quella faccia e l'espressione che ti incute timore, ti fa paura,
Che io la prima cosa che feci, chiamai gli amici e dissi: voglio un partito, io non ci vengo più. Sì, perché poi le mamme come chiudono sempre? Succedono tante cose brutte. Succedono tante cose brutte. Che mi sono convinto di una cosa, che le cose brutte non succederebbero, ma in realtà succedono perché poi le mamme si devono togliere lo sfizio di dire: e siamo tutti fratelli allora, scusa. Mi piace questa cosa. Pensavo che ero da solo in questo triste destino, invece no.